Milano, Teatro Manzoni, una serata dedicata alla solidarietà in compagnia degli amici della Fondazione Centro Dino Ferrari. È con noi questa sera un grande giornalista, ovviamente impegnato anche lui sul fronte della solidarietà. È con noi Claudio Brachino. Buonasera Claudio. Buonasera, buonasera. Beh, giusto, quando la solidarietà chiama bisogna venire. Bisogna dare il proprio apporto materiale, simbolico, ho sempre fatto nel corso anche della mia professione, dove, quando e come ho potuto, con i programmi, accogliendo le iniziative, dando voce diciamo ai più deboli, è una missione. E del resto siamo stati fortunati a fare questo mestiere che si chiama comunicazione. Se non lo usiamo anche per aiutare quelli che ne hanno bisogno, allora cosa facciamo a fare? Insomma? Assolutamente sì, e poi devo dire che è un piacere rivedere finalmente i teatri che rivivono. Siamo dietro le quinte con lui, Ernesto Maria Ponte, uno degli artisti che questa sera si esibirà per questa serata fantastica di solidarietà, vero Ernesto? Che meraviglia, cioè, tra l'altro venire da Palermo e fare una serata del genere, insomma, in questa capitale dello spettacolo che è Milano, per me è grande, grande onore. Io sono lusingato, mi hanno coinvolto dopo, insomma, le mie esperienze su Italia 1 per Onolulu, e sono stato scelto, e questa per me è una grande gratificazione e spero che sia l'inizio di una lunga serie. Ebbene sì, questa sera siamo con lui, Umberto Smaila. Questa sera ci canterai, Umberto? Sì, sono qui per questo, a dire la verità, quando mi chiamano la ragione è sempre unica. Devo comunque cantare o suonare, in questo caso cantare. Perché questa sera è la serata risate, no? Perciò canterai, comunque ci intratterrai e ci farai divertire, insomma. Sì, beh, insomma, diciamo che la sede è una sede molto particolare e anche la serata è una serata molto speciale che ha dei contenuti molto importanti. Per cui sì, va bene ridere, ma diremo più che ridere, sorridere. E magari cercare di far cantare il pubblico, quello sarebbe già un grosso risultato. Ebbene sì, siamo arrivati con lui, clou della serata. Chi è che non l'ha riconosciuto? Angelo Pintus, non si è riconosciuto da solo. Buonasera, buonasera. Devo dire che questo teatro è sempre bello, guarda una volta chi faceva spettacolo. Ci sono dei nomi incredibili, Albertazzi. Ah, Albertazzi, non sapevo oggi anche te. Albertazzi, Licia La Montesano, Ornella Vanonier. Oggi, per farvi capire come, no? Angelo Pintus. Vabbè. Angelo, una domanda che stiamo facendo un po' tutti ricorrente, no? Cosa vuol dire dare la tua immagine? Perché comunque questo è il tuo lavoro, no? Ma no, guarda, allora, solitamente tu pensa che io durante tutto l'anno collaboro sempre con la clinica De Marchi, la Fondazione De Marchi Onlus di Milano. È una cosa che se si può fare si fa, nel senso è giusto farla, ma non penso, no? Ah, allora io faccio quello, lo faccio. Non lo so, non saprei neanche risponderti. Ebbene sì, finalmente abbiamo preso il professor Comi dopo questa bellissima serata. Beh, veramente un grande successo, professore. Beh, una serata con tanta energia, con tanto caldo abbraccio da parte di tantissime persone che ci hanno onorato della loro presenza. Il Dino Ferrari è anche questa cosa, è riuscire a mettere insieme delle energie per investire sul futuro, sulla ricerca, sull'innovazione al più alto livello possibile per malattie difficili come sono quelle neurologiche, nelle quali trovare degli sviluppi, trovare delle nuove terapie, eccetera, è qualcosa che può riempire una vita. E alla fine della serata lei, la madrina della serata che ha condotto magistralmente questa fantastica iniziativa, Eleonora Casalegno, per chi non l'avesse riconosciuta. Buonasera, sì sì. No, una serata che insomma credo sia andata nel migliore dei modi, ci sono state tante risate, poi si è cantato e soprattutto insieme insomma a tutta questa gente che si divertiva abbiamo ognuno di noi fatto qualcosa, no, in più. Lo scopo era quello appunto di sostenere la ricerca scientifica. E dal Teatro Manzoni di Milano è tutto. Andrea Evans per TG Evans.